Star Radio Milano si sente. Ah no, cavolo, oggi è venerdì 25. No, oggi è venerdì 25 novembre. Abbiamo sbagliato, perché ogni lunedì ci potete sentire su Crystal Radio. Ma questa è la nostra sigla. Eccoci qua! Buonasera! Buonasera! Abbiamo fatto anche questa cosa! Siamo comunque. Scherzone alla redazione! Si sono spaventati tantissimo! Hanno detto: cosa stanno facendo queste due? Hanno sbagliato giorno! Ma perché abbiamo fatto così? L'abbiamo detto un po' velocemente! Esatto, perché tutti i lunedì sera, dalle 20 alle 21, ci potete ascoltare su Crystal Radio. Esatto. Perché Milano si sente. Esatto, invece stasera Milano si vede. Esatto, esatto. Quindi siamo sempre MM e RB a fare Trend Me. Sentiteci, esatto. Ascoltateci, di mezzo ci sono anche delle canzoncine, quindi vi divertirete, quindi se vi manchiamo in settimana... Ricky Premi e Cotillon. Esatto. Ma bando alle ciance, bando alle ciance, oggi è venerdì, finalmente anche novembre se ne sta andando! Quindi tra poco arriveremo nel Natale. Però fino al 7 di dicembre non si può parlare ufficialmente. Infatti. Poi arriveremo a ghingate natalizie. Lo facciamo, aiuto, non solo cappellino. Pensiamoci poi dalla prossima, tra due settimane, via. E allora, via. Quindi partiamo con la prima nostra rubrichetta, che è la posta del cuore. Questa è la sigla. I cuoricini, quanti cuoricini. Apriamo questa bellissima posta del cuore. Ok, sono pronta, non ne so mai niente come sempre. Un bel consiglio a Federica. Ciao Federica. Ciao RB. MM. L'hai aggiunto adesso? No, te lo giuro, c'è scritto. Ah, ok. Non si fida, No. Sono Federica, ho 27 anni. Da qualche mese ormai mi frequento con una ragazza di 31 anni. Ok. Quindi da 27 a 31. Abbiamo iniziato a vederci subito dopo la sua rottura con la sua ex storica, con la quale stava da diversi anni. Ok. Ok, lei però non l'ha ancora accettata e continua a provare a tornarci insieme, nonostante i continui rifiuti. Qua sta per partire il commento cattivo. Dai. Sta iniziando a diventare opprimente e pesante. Secondo voi dovrei intervenire? Grazie. Aiuto, io ho paura del commento di... No, io penso di no. No, cioè... Io penso che lei non debba intervenire. Ok. Lei però... è una persona terza, non c'entra niente. Cioè, no. È la sua attuale fidanzata che deve far capire alla ex fidanzata che la deve mollare. Sì, non deve intervenire, esatto, perché è una terza persona e quindi non deve intervenire con la terza parte, ma con la sua fidanzata. Ah, no, ma cioè, ovviamente, spingere... ma non penso che la domanda fosse se lei doveva intervenire con la con terza lei. Persona. Tu l'hai capito in altro modo? No, perché... Sì, esatto. Allora, io penso che non si debba assolutamente... No. Secondo me no, non deve, non deve intervenire con la terza persona. Chi se ne frega, non ti conosco, devo intervenire chiaramente. Esatto, con la mia partner e comunque dirle: oh, giovane, va bene tutto, però cioè, basta. Cioè, trovo un modo per. Se no, ti rimetti con lei e è finita. Cioè, basta. Ecco, proprio minacce, minacce su minacce. No, vabbè, è fastidioso. È fastidioso quando c'è un terzo incomodo. Assolutamente, sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Sono d'accordo. Quindi, non andare a fare la bulletta. Io non andrei a fare la bulletta perché magari quella è grossa, ti tira dalle centre. E poi magari poi passi tu dalla parte del torto. Mi piace bulletta come termine. Sì, bulletta è bello, lo usate qua a Milano. No, però è bello. Noi le bullette. Le bullette che non c'è fatto. Non erano le bulle cattive, erano le bullette. No, va bene, va bene, va bene, va bene. Comunque, secondo Federica... me si sistemerà tutto, perché poi alla fine, se no, ci chiami, veniamo ieri e facciamo le bullette. Esatto. E
vieni che andrà tutto ma a no posto. Ma fai capire alla tua fidanzata che gli vuoi bene, ma deve lasciare sto cane morto. Sì, basta, il passato è passato. Dai, scusiamo, c'è un passato, siamo a Napoli, vai, sai, yam. Che voglia di pizza. Vabbè. Ecco appunto, via. Bene. Next. Totalmente inutile questo nostro consiglio. Ma tutti i nostri consigli sono... No, no, allora ogni tanto devo ammettere. Io penso ancora alla questione dei foglietti, dei post-it di... Ma infatti io vorrei sapere, io non mi ricordo se come c'è stato, si chiamava. Mi sembra Enrico, però te non vorrei dico, dire sì, una sì, perché stupidata. Era vicino Enrico. Enrico, ma... Noi vogliamo sapere se... Se c'è stata ancora storia, ce lo puoi far sapere, facci questo regalo la prossima settimana. Per favore, quindi scrivici, dici come sta andando. Ok, ma andiamo avanti, dai. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. Che ti sblocca ricordo. Sblocca questo ricordo. Allora, tu sei un'appassionata di Harry Potter? Ragazza, okay. Oh yeah, adesso allora, inizia dicembre e il la maratona. So che su Italia 1 a breve ritornerà. Esatto. Io mi sono prefissata primo dicembre. No, io invece seguirò Italia 1 perché mi piace più guardare la TV che finisce poi alle 2 di io notte. Non ho, io non ho l'antenna, quindi non posso guardarla. Non come puoi vorrei. Capire, no, che no, è bello tante cose in streaming. Con le pubblicità. Allora, comunque, quindi allora, Harry Potter. Sì, in realtà è una cosa successa all'interno di un capitolo di Harry Potter. Una cosa bella. È una cosa bella. Vai. Che è Harry Potter e il calice di fuoco. Bella. Cosa ti ricordi di quel libro barra film? Il calice di fuoco. Ok, cosa succede? Cosa succede? Nel perché senso, c'è il calice di fuoco? Vanno, te lo ricordi? Sì, devono mettere il nome dentro e quindi non poi... devono mettere il nome. Qualcuno deve mettere il nome, scusi, il del nome. Campione. Perché? Che cosa c'è? No, ognuno mette il proprio non nome. Non si può mettere il proprio nome all'interno del calice di fuoco. Sì, no, loro non mettono si può. Il loro nome. No, assolutamente, è tutto basato su questo. Perché Harry non può perché è minorenne. Tutto è basato su questo. Sì, ok. Quindi vabbè, Harry Potter non può, qualcuno mette il suo nome. Ma perché? E che quindi... cos'è che c'è? Cos'è che c'è? C'è questo torneo tre maghi, okay, e poi sono quattro. Vabbè, okay, ma prima del torneo tre maghi. C'è quel momento bellissimo di quando Hermione scende giù le scale con questo vestito rosa stupendo per entrare. Dove? Al ballo del ceppo. Ecco, l'evento di oggi, che poi non è un evento ma è lo sblocca ricordo, è il ballo del ceppo. Cioè, quell'evento di cui avevi parlato qualche settimana fa. A cui io non sarei dovuta andare, giusto? Esatto. Ma in realtà ci hanno invitato e sono andata. Non mi dire così. Assolutamente, io non ci credo. Abbiamo anche una clip. Io non ci credo. Assolutamente non, sì. Non ci credo. Guardatela. Voglio vedere. Devo vedere per credere. Vai, Santo Maso. Aia, eri qui. Dove sono? Sono a un evento dove non sarei mai venuta, ma... ci siamo, quindi godiamocelo. È il ballo del ceppo di Harry Potter, ok? Quello del torneo tre maghi che viene fatto subito prima, dove c'è Hermione tutta fighetta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. C'è un po' di merchandising. Mi aspetto che ciascuno di voi si comporti dignitosamente con il dovuto rispetto e decoro. E ricordate, in questa cerimonia si danza! Ah, la festa è entrata nel vivo e la gente l'ha presa la lettera, quindi stanno ballando. Entusiasti! Però è tutto molto bello! Non è una foto. Eh? L'organizzazione ci ha offerto il pacchetto premium per venire al ballo del ceppo, che comprende un cocktail e un regalo in omaggio. Una festa bellissima, non l'avrei mai immaginato.
possa essere così bello. Ah, questo è il cocktail analcolico di Grifondoro, anche se non sono una Grifondoro, ci tengo a ribadirlo. Questo invece è quello di Serpeverde, anche se non è un Serpeverde, però fa niente. Cicin. Non fare nessuno dei balletti che loro vorranno farci fare. Nessuno. Siamo qui apposta. Fa niente. Fratello. Facile. Ci trovo un nuovo volto. Fretta. Verso il centro la bacchetta. Ed eccoci arrivati alla fine, se fate il pacchetto premium vi fanno anche un regalo. Noi abbiamo scelto Grifondoro e Tasso Rosso perché Serpeverde non ce l'erano più, quindi abbiamo deciso questo. Eccoci qua. Divertita, mi sono divertita. Allora è stato divertente a tratti, però, mi sono detta ecco. Caspita, certo che c'è gente veramente invasata di questa cosa. Ma Harry Potter sì, ma a me piace tantissimo, devo dire la verità, però non so se un evento del genere ci sarei andata, ma senza un invito. Io mi aspettavo di vederti comunque con la bacchetta. No, invece... ho visto mettere le bacchette in posti impensati. E dopo questa, però eri B. Allora, vedi che non puoi sempre partire prevenuta per ogni evento, perché poi alla fine può capitare. Ci ho guadagnato che... anche un regalo bellissimo. Bene, quindi va bene che ti così. Ruberò. Esatto, esatto. Ma andiamo avanti! Con la prossima rubrichetta. Rubrichetta, prossima, l'hai detto un po' da bresciano. La prossima rubrichetta. La prossima sono gli sgami di MM. Cosa ci racconti quest'oggi? Quest'oggi, cari miei telespettatori, non ho un consiglio da darvi. Ma che cos'hai? Ma ho questo modo di dire. Attenzione, vai. Sono pronta. E vabbè, vai a Baggio a suonare l'organo. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Sono B, tutti i milanesi possono ridere, perché a me quando me l'hanno detto non mi ha fatto ridere. Perché in che senso a Baggio a suonare l'organo? Allora, la domanda è, sei mai andata nella chiesetta di Baggio? No, sarà forse questo il problema. Questo. Perché mi hanno detto che a Baggio c'è l'organo falso. Comunque non si può. L'organo disegnato, disegnato. Quindi disegnato, cioè finto. Quindi... c'è l'organo finto. Quindi se tu vuoi prendere in giro qualcuno, dice sì, vabbè, vai a Baggio a suonare l'organo. Bene, quindi se vi capita, volete fare un po' i milanesi, fare i simpaticoni con i vostri amici, vi dirò un po' di modi di dire. Questo era il primo che a me non ha fatto ridere. Ma andremo insieme a Baggio a vedere questo organo finto. Ok, va bene, bene. Va bene. Mi è piaciuto, già finito, mi è piaciuto. È stato rapido, breve, rapido, indolore. Indolore. Okay. Allora, andiamo ancora agli eventi della settimana a cui io non andrei. Allora, quali sono? Se io faccio questo verso, e basta, ti capito. Viene in mente qualcosa? No, solo tu, perché solo tu fai questo verso. Vabbè, a me viene in mente sempre solo una roba: i dinosauri. Non mi dire che c'è qualcosa su Jurassic Park. Ti piacciono i dinosauri? No, non la posso proprio fare. Io li detesto. Ecco. L'unica cosa per cui mi spacco è questo. Così. Basta, perché comunque. Allora, in Piazzale Cuoco, dove solitamente veniva fatto il circo quando ero bambina io, c'è il fantastico ritorno al passato per vivere la preistoria con Jurassic Expo Tour. Bello. Dal 26 novembre all'8 di gennaio, cioè dura una vita. Amore,
per ben 10 euro chissà ci sarà cosa faranno uno scenario giurassico a Pezza del Cuoco, ci saranno questi film per i bambini, secondo me diverte in esatto. Vabbè, andiamo a quello dopo che mi è già stordita. Allora, avevamo detto che non avremmo parlato di Natale, invece no, già inizia, vai. Allora, sabato e domenica 26-27 novembre, quindi domani e dopodomani al Palazzo del Ghiaccio, gratis. Questo andiamo, allora questo segnate che si corre subito. C'è il re panettone. Cos'è? Quindi ci sono delle degustazioni di panettone. Come se tutti dovessero conoscere il re panettone. Ci sono 14 famosi chef di panettoni che mettono a disposizione il panettone da assaggiare. Buono, questo ci vado. Poi immagino che ci siano anche tante altre cose. Buono. Però si chiama re panettone, io non ci andrò perché ci saranno troppa gente. Sai perché? Tutti accalcati, perché c'è la roba gratis. Esatto. Cosa. Cibo gratis vuol dire una marea di gente. Invece, da oggi parte una cosa che mi piacerebbe andare a visitare. Però? Ma purtroppo sarà pieno di nerd. Ecco. E quindi c'è sempre un di nerd. C'è sempre un ma, purtroppo, però... Ed è la Milan Games Week e Cartoomix. Allora, per quanto riguarda Games Week, mi piacerebbe tantissimo. Poi ci sono quelli tra travestiti che mi danno fastidio. No? No, ovviamente. 25, 26, 27. Dura il weekend. Ma però possiamo chiamarlo weekend la prossima volta? Cioè. Ma week suona meglio, dai. Comunque, costa 25 euro venerdì e domenica, sabato 30 euro. Ma la faccia. Luca Cavallo, se c'è casa mia. Eh beh, economico anche a Fiera questo. Milano Ro, quindi devi sarà fare anche il biglietto extraurbano per andare. Pure, quindi sono altri soldi in no, più. No, mi hanno detto di no. Non è vero, non è più vero. Non prendo da un sacco non, di tempo. Non ascolti i miei sgami, l'avevo detto. Ah sì? Forse. Vabbè, abbiamo i denti? In realtà sì, questa sera. Non mi ricordo dove, in realtà, ma penso a Milano Nord. C'è l'ultimo re di Napoli. Un evento di Marianna Quartuccio su Diego Armando Maradona. Esatto. Sì. Andate ci sarà a cercarvelo. Una mostra, sì, una mostra, una presentazione di un libro e anche un torneo di calcio. Esatto, quindi... Ah, un documentario sì, fatto anche da noi, scusami. Scusa, fatto da noi, da Fabio Ranti. E non siamo abbastanza pronte. Non siamo troppo pronte, ma noi lo non siamo sai che noi siamo quelli, non siamo noi quelle serie, quindi noi siamo altro, pronti sulle nostre rubrichette, più o meno. Più o meno, certe volte manco su questo. Esatto, esatto. Però siamo pronti a dirvi chi ha vinto la domandella della scorsa settimana. Ok, la qual scorsa era? Settimana, se non erro, perché inizio a fare della confusione. Esatto, dimmi un po'. Era acqua naturale o acqua frizzante? Ovviamente, cosa ha vinto? L'acqua Maura, naturale, perché ovviamente avete sempre qualcosa da nascondere. Ovviamente, l'acqua frizzante 78% contro 22% per l'acqua naturale. Come se fossero soldi tuoi! Che bello! E che ne sai tu? Che ah, scusa, sai? Ci guadagni dai nostri contest. No, va bene, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che se ci volete soltanto ascoltare potete farlo tutti i lunedì sera dalle 20 alle 21 su Crystal Radio in FM al 96.2, se no sull'applicazione o sul sito www.crystalradio.it. Esatto. Okay. Oppure guardarci tutti venerdì sera su Milano News. Ok, ok. Vi lascio con una domandella che è un po' così introspettiva. Aiuto. Nel senso che c'è. Cioè, boh, vabbè, chi vabbè, se ne frega. Vai. Ma tu preferisci leggere un libro vero o ascoltare un audiolibro?